Buonasera, l'argomento di cui parliamo oggi riguarda il modo con cui abbiamo cominciato ad avere meno paura delle epidemie. Quando è capitato, quando si è sviluppata questa reazione e chi sono gli uomini che l'hanno all'inizio incarnata e come abbiamo poi proseguito lungo questo percorso. Si tratta di una storia che affonda nei secoli passati, in particolare agli inizi del XIX secolo. Protagonista, come vedremo, è non solo un personaggio molto importante che oggi sentiamo evocare continuamente in televisione, ma anche la città di Bologna e anche l'Università di Bologna, e vedremo perché. Allora, l'epidemia più diffusa alla fine del Settecento era il vaiolo, una malattia epidemica che si sviluppava per le vie aeree, anche attraverso contatto, che colpiva soprattutto i giovani. Quindi si trattava di una perdita demografica molto forte, anche se la mortalità non era altissima. Alla fine del Settecento, un medico inglese, Edward Jenner, scopre che attraverso l'inoculazione del vaiolo delle vacche, che attacca l'uomo in una forma attenuata, è possibile immunizzarsi dal vaiolo e quindi nella sua forma più pesante, più severa. E questa idea di Jenner viene compresa rapidamente in Europa e a farla propria è soprattutto un medico che si chiama Luigi Sacco, che nasce a Varese alla fine del Settecento, più o meno all'età di Napoleone, il quale comincia a sperimentarla immediatamente. Luigi Sacco lavora all'interno di un quadro evoluto dal punto di vista amministrativo. Siamo nella Repubblica Cisalpina, il valore dei medici è tenuto in alta considerazione, quindi può fare liberamente le sue esperienze. E questa esperienza lo porta rapidamente alla fine del 1801 nella città di Bologna e nell'Emilia Romagna. Perché? Perché si è sviluppata una grande epidemia di vaiolo, a Bologna sono morte più di 1.000 persone e quindi è necessario intervenire immediatamente. Luigi Sacco a quel punto porta il vaiolo vaccino e incomincia a inocularlo. Comincia a inocularlo con degli esiti assolutamente positivi. Arriva nei territori, nelle città, si fa precedere da una circolare. Questa circolare racconta quello che sta per fare e comincia questa sorta di lotta contro l'epidemia in forma organizzata, che a poco lo Stato farà proprio. Stiamo parlando naturalmente dello Stato napoleonico, prima la Repubblica Cisalpina, poi la Repubblica Italiana e il Regno d'Italia, sempre napoleonico, cioè del Nord Italia. Quali sono le novità introdotte da questa grande scoperta, che è la scoperta della vaccinazione e quindi la possibilità materiale di immunizzare quote di popolazione così importante? Beh, anzitutto l'idea che il medico, la medicina, cominciano ad avere una funzione di protezione che non è più solo, che non avviene più solo nel momento in cui l'epidemia si scatena, ma che in qualche modo la precede. E da questo punto di vista noi abbiamo una documentazione di prima mano eccezionale che è custodita nei nostri archivi perché quando viene nel nostro territorio nel 1801, poi ci ritornerà nel 1804, il dottor Sacco si fa precedere naturalmente da circolari molto esplicative che raccontano bene quello che farà. Prendiamo un caso, scrive il giorno sabato 17 corrente, parliamo del dicembre 1804, mi recherò nella vostra comune per farvi gli opportuni innesti. Poi specifica, le operazioni si faranno gratuitamente alle case dei rispettivi parrochi. Se la municipalità può pubblicare un proclama in proposito annunciando il mio arrivo, aggiungendo le comminatorie portate dal decreto suddetto del 9 maggio 1804 che istituisce la vaccinazione, inclusivamente l'arresto personale, e i premi portati dallo stesso decreto, bisogna mandarlo a tutti i parrocchi accompagnato da una circolare, invitarli a leggerli dall'altare e spiegarlo nei catechismi. Sono sicuro che si otterrà l'intento della persuasione generale. Per il giorno indicato sarà data la compiacenza di far mettere a mia disposizione una carrozza, quattro piazze, uno scrittore e un usciere. E naturalmente
l'impatto con questi medici che cominciano a inoculare il vaiolo è complicato, soprattutto nelle campagne. La funzione in un primo tempo viene avvocata dallo Stato attraverso i dipartimenti, che sono più o meno le province attuali, e poi passa ai comuni nel corso del primo decennio del XIX secolo, e a inoculare sono i medici condotti. La cosa più importante è che si tratta di un'attività gratuita, è lo Stato che provvede per la prima volta alla salute dei cittadini. Il secondo elemento importante è quello che riguarda l'impatto con la società. Naturalmente bisogna passare attraverso i parroci, che sono coloro che aggregano la società civile, soprattutto la domenica in occasione della messa, e in questi casi vengono chiamati tutti, le mamme con i loro bambini, in modo tale che sia possibile questo passaggio e l'inoculazione del vaiolo. Naturalmente ci sono anche dei modi per verificare l'efficacia, non tutto va bene fin da subito, e noi abbiamo presso il Museo di Anatomia dell'Università di Bologna alcune cassette di legno con delle rappresentazioni in cera sia del vaiolo delle vacche sia dall'altra parte delle braccia di bambini, infanti a cui è stato inoculato il vaiolo, che ci servono proprio per dimostrare che questo tipo di operazione di educazione alla vaccinazione viene fatto a tappeto in modo assolutamente organizzato. Luigi Sacco è convinto che i modelli tridimensionali funzionino meglio dei disegni, anche perfezionati a colori, e nel nostro museo a Bologna, così come in quello di Pavia, ci sono due esempi di questo tipo di propaganda della vaccinazione che risalgono proprio ai primi del secolo e che testimoniano la gratitudine e anche il successo che l'operazione ha soprattutto nei nostri territori. Si tratta evidentemente di un passaggio culturale importantissimo. Per la prima volta nella storia, l'idea di una organizzazione sanitaria che affronti l'epidemia alla radice e che si preoccupi di immunizzare i cittadini gratuitamente prima che si verifichi l'epidemia vera e propria prende piede, e noi a Bologna, dentro l'Università di Bologna, perché naturalmente poi molti professori aderiscono alla campagna di vaccinazione, l'Istituto delle Scienze conierà una medaglia per Luigi Sacco e lo iscriverà fra i suoi membri, possiamo dire che siamo stati fra i primi ad avere i benefici di questa incredibile forma di profilassi che ha effettivamente una grandissima funzione protettiva, che naturalmente deve essere poi continuamente aggiornata per le nuove generazioni. Adesso vorrei spostare il fuoco dell'attenzione verso un altro fenomeno che abbiamo vissuto e di cui non ci ricordiamo così bene, molto simile a quello che stiamo vivendo oggi, che è la grande epidemia di spagnola del 1918-1919. Si tratta di una febbre, di un'influenza, come venne definita allora, che ha avuto un esito incredibilmente infausto. Sono morti milioni di persone in tutto il mondo, arriva naturalmente anche in Italia, e il Ministero dell'Interno nel 1918 provvede a fornire ai cittadini e anche alle autorità, naturalmente, un quadro abbastanza chiaro di ciò che la malattia in corso è. Proviamo a leggere quello che è la descrizione della malattia. In Italia cominciò nel mese di maggio in forma generalmente assai mite e quasi senza mortalità, con caratteri uguali alle comuni epidemie primaverili di influenza. Solo nei mesi consecutivi sono comparse le forme più gravi con complicazioni, specialmente polmonari, assumendo la maggiore intensità e diffusione sul declinare del settembre al principio di ottobre. I segni con cui essa suole cominciare nel massimo numero dei casi sono ben noti a tutti. Talvolta si ha solamente una vaga sensazione di malessere e fiacchezza accompagnata con quei disturbi che sogliono indicarsi volgarmente come un raffreddore di testa. Tutta la malattia può fermarsi qui con qualche lieve aumento di temperatura, sicché gli ammalati continuano ad attendere, sia pure di malavoglia, alle ordinarie occupazioni.
Altre volte, specialmente se si trascurano questi primi sintomi, sono attaccate altre parti delle vie respiratorie, con quei disturbi che vengono indicati come raffreddore di gola e di petto, dolore bruciore alla gola e alla parte alta del petto, voce rauca, tosse secca e molesta. In altre persone la malattia compare fin dal principio con maggiore intensità e comincia proprio con questi segni, cui si accompagnano febbre piuttosto alta, forte dolore di testa, dolore alle spalle, ai fianchi, come per reumatismo, grande perdita di forze. Un ultimo sintomo assai frequente è l'emorragia nasale. La febbre e tutte queste sofferenze durano da 4 a 8 giorni. Segue poi una lunga convalescenza con grande senso di fiacchezza. Nei casi più intensi compaiono al quarto o quinto giorno o anche fin dai primi giorni di malattia complicanze polmonari più gravi che, segnatamente negli individui meno resistenti, possono volgere ad un esito funesto. Quindi, come vedete, si tratta di una descrizione incredibilmente simile a cose che stiamo vivendo anche oggi. Quali sono le misure profilattiche da assumere? Beh, sono molto semplici: evitare il contatto con i malati convalescenti, condurre una vita sobria e ordinata, evitare i luoghi pieni di pubblico, i viaggi non necessari, il freddo, evitare di sputare sul pavimento, allora lo si faceva, abituandosi a farlo nel fazzoletto, così come starnutire e tossire nel proprio fazzoletto, parlando senza proiettare goccioline di saliva intorno a sé, intensificare la pulizia della propria persona, con particolare riguardo alle mani e alla bocca, intensificare la nettezza della propria casa, confidando specialmente nell'arduo e continuo uso della scopa e dello strafinaccio umido, aerarla, soleggiarla, non prendere medicinali senza prescrizione medica, se si hanno malati in famiglia cercare di isolarli. Bene, come vedete, quelle che sono le forme di protezione, di profilassi del 1918, tutto sommato, hanno valore ancora oggi. E qui chiudiamo con un'ultima annotazione. Naturalmente ci sono degli effetti anche di tipo economico e la Camera del Lavoro chiede dei provvedimenti per le classi operaie perché le ritiene particolarmente esposte e dice alla fine la commissione esecutiva di una Camera del Lavoro: bene, è vero che non è con provvedimenti improvvisati che si sana una piaga che insidia specialmente nelle classi operaie l'integrità fisica e morale e che la grande redentrice dell'umanità, anche nel campo igienico, sarà la giustizia economica. È frattanto necessario assolvere i primi non difficili provvedimenti di difesa che la rappresentanza del proletariato deve come dovere umanitario e civile. Quindi, come vedete, anche la lotta di classe, anche lo scontro di classe si adatta al nuovo clima dell'influenza. Buonasera.